amici del canale, bentornati nel nostro canale. Allora, oggi parliamo dei presunti UFO avvistati la mattina del 14 marzo 2023, intorno alle 7:10 del mattino, in zona Pastena a Salerno. Ma guardiamo attentamente cosa sono questi quattro oggetti che sono stati filmati nel cielo da questo ragazzo. Poi vi farò vedere la differenza tra extraterrestri e UFO. Guardiamo insieme cosa sono questi quattro oggetti. Vai! Uno straordinario avvistamento è avvenuto nei cieli di Salerno lo scorso 14 marzo, a darne la notizia niente meno che il Centro Ufologico del Mediterraneo, che a quanto sembra ha ricevuto numerose segnalazioni relative allo stesso episodio. Sembra che quella mattina, intorno alle 7, una persona che stava fumando sul balcone di casa fosse stata attratta da strani puntini volanti di colore nero che si distinguevano nel cielo in lontananza. Gabbiani è stato il primo pensiero, o altri uccelli della zona come le poiane, ma con l'avvicinarsi della formazione si è reso conto che non erano uccelli e allora ha preso il cellulare e ha cominciato a filmare. Incredulo si è reso conto che erano quattro oggetti scuri che cambiavano continuamente direzione, rimanendo perfettamente in assetto come se fossero stati uniti da una forza elettromagnetica, creando paura e sconcerto quando si sono illuminati uno alla volta fino a sembrare in fiamme. I ricercatori del CUFOM hanno svolto accurate indagini e analizzato il video, risultato autentico, così come sono state escluse presenze di droni o palloni meteorologici. Non riuscendo a trovare alcuna spiegazione, ha comunicato il presidente del centro, il file sarà classificato come uno dei più grandi avvistamenti UFO degli ultimi anni. Ecco, allora, è tutto chiaro, no? È stato avvistato questi oggetti nel cielo. Adesso, attenzione, vi farò vedere la differenza di una vita intelligente e dei semplici UFO. Però attenzione, quando io pronuncio la parola UFO, non mi riferisco ad alieni, mi riferisco a oggetti volanti non identificati, perché molte persone fraintendono questa parola, perché quando uno dice UFO, ho visto un UFO, cioè vengono presi per pazzi. Allora, quando uno dice che ho visto un UFO, vuol dire che ho visto una cosa che non è chiara, che non si capisce cos'è nel cielo. Quindi, allora, ricapitolando, ora vi farò vedere un pezzettino di filmato di una famosa serie TV, questa qui, dietro alle mie spalle. Penso che non c'è bisogno di dire altro, no? L'avete capito quale. E vi farò vedere questi oggetti che loro vedranno, è lì che sono vita intelligente, perché fanno manovre fuori dal normale. Quindi, vi lascio alle immagini, guardate questo pezzettino di filmato, guardate. Scully, sbrigati! Vieni a vedere! La famosa serie TV X-Files. Ma attenzione, guardate un po' la differenza tra UFO ed extraterrestre, cioè oggetti intelligenti. Guardate. Che cosa sono? Non lo so. Non so spiegarlo, però è affascinante. È stranissimo. Non ho mai visto niente del genere. È quasi mezz'ora che vanno su e giù in questo modo. Non possono essere aerei. Non volano in quel modo. E allora che cosa sono? Non so, dei laser magari, che da terra si riflettono sulle nuvole. Questa è vita intelligente, perché quegli oggetti, avete visto cosa hanno fatto? Davvero, davvero. Ecco, avete visto. Questo ovviamente era un pezzettino di filmato della famosa serie TV X-Files. Questa è la seconda puntata della prima stagione. Allora, per far chiarezza e per far capire alle persone di cosa abbiamo visto nel cielo, nel primo filmato del ragazzo che ha fatto il video a Salerno, ovviamente quelli erano degli UFO, perché erano oggetti volanti non identificati. Non siamo riusciti a capire che cos'erano, ma se quegli oggetti nel primo filmato di Salerno avrebbero fatto quello che abbiamo visto nel filmato di X-Files, nel pezzettino di video che vi ho fatto vedere, allora lì cominciavamo già a dire attenzione,
qua parliamo di vita intelligente, perché come avete visto, dunque, la differenza tra i video si nota, no? Si vede chiaramente che alcuni vanno e non fanno nulla di che, se non intrecciarsi tra di loro. E quegli altri, come abbiamo visto nel filmato di X-Files, fanno movimenti intelligenti, no? Allora, dunque, ricapitolando. Allora, se erano palloncini nel primo filmato di Salerno, legati tra di loro, perché in molti hanno detto, vabbè, saranno palloncini legati tra di loro. Vabbè, ci sta anche, attenzione, ci sta anche, fino a che non sono incominciati a come prendere fuoco. Non so se avete visto bene nell'immagine, gli oggetti si infuocano, cioè si come se prendessero fuoco, però non prendono fuoco perché non si vede del fumo, ok? Poi, da escludere anche dei volatili, non credo che dei volatili erano a forma di palla, poi se dei volatili saranno così, non lo so. Ok, spero di aver fatto chiarezza su questo avvistamento di Salerno, molto interessante. Eccoci giunti alla fine del video. Allora, voglio ringraziare sempre tutti per i commenti e per l'incoraggiamento e per le condivisioni che mi state facendo. Grazie ragazzi, mi state facendo veramente crescere e sono soddisfatto di quello che vengo apprezzato dal mio lavoro che sto facendo. Voglio farvi gli auguri a tutti quanti voi per una buona Pasqua, a voi e a tutta la vostra famiglia. E mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo venerdì prossimo con un altro nuovo video, ok? Ciao e buona Pasqua ancora a tutti!